Nel 2009 Ronaldo l'aveva stuprata nel 2009, ma poi le ha versato 375 mila euro perché tacesse. Ma lei non ha taciuto ed è venuta allo scoperto. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, che l'ha ripresa, la notizia l'ha ripresa dal giornale tedesco Der Spiegel. Nel 2009 è successo, nel 2009, siamo nel 2018, 9 anni fa, Ronaldo, una bella ragazza, l'ha stuprata, proprio stuprata, si è scritto così, l'ha stuprata, poi dopo ha versato 375 mila euro perché lei tacesse, ma lei non ha taciuto, non ha taciuto, lei non ha taciuto, e la notizia ora è diventata di pubblico dominio. E adesso c'è la battaglia legale, capito? Perché Ronaldo dice, io ho versato 375 mila euro perché lei tacesse, una bella cifra, 375 mila euro. Ma lei non ha taciuto, non so per quale motivo non ha taciuto, non lo so. Fatto sta che Ronaldo ha fatto una cosa brutta. Io so che tempo fa, da Facebook, mi dissero, guarda un po' che bello che è Ronaldo, guarda un po' che bello, mi dissero. Tutte le donne sono innamorate di Ronaldo, non ricordo bene la situazione. E io a chi mi disse, guarda un po' quanto è bello Ronaldo, io dissi, ma io non so neanche chi sia Ronaldo, non lo so perché io, Serafino Mazzoni, non mi interesso di sport, capito? Non mi interessa, io Serafino Massoni non mi interesso di sport, capito? Io mi interesso soltanto di filosofia, un po' stoico, un po' cinica e un po' gnostica, non mi interessa, non lo so. E ogni tanto mi salta fuori Ronaldo, mi salta fuori. E adesso la notizia è del pubblico dominio. Ma cosa se ne fate tutta la sua bellezza, Ronaldo, se poi de deve stuprarle le donne, le deve stuprare. A cosa serve tutta la sua bella? Uno bello come Ronaldo le donne non le deve stuprare, le deve conquistare. Ha versato pure 375 mila euro, capito? Perché lei stesse zitta, ma lei non ha voluto stare zitta. Adesso la notizia è di pubblico dominio. Ah, Ronaldo, chissà come andrà a finire questa questione. Tutti mi dicono che tu sei tanto bello, ma che ci fai della tua bellezza, Ronaldo? Se poi devi tirare fuori 375 mila euro per comprare il silenzio della donna che hai stuprato e lei poi prende i 375 mila euro e non sta zitta e lo dice a tutti. Che brutta figura, Ronaldo, chissà cosa succede adesso, chissà cosa penseranno tutti i tuoi ammiratori. Io non sapevo manco che tu esistessi. Se da Facebook qualche mese fa qualcuno non mi avesse detto guarda un po' Ronaldo quanto è bello Ronaldo, le donne sono tutte innamorate di lui. Bah, se poi questo Ronaldo ha avuto bisogno di stuprarla una donna, non so che cosa ci fa della sua bellezza, non so se mi spiego, cari amici, e qua come al solito io chiudo il video dicendo è lunga la strada, stretta la via. Voi dite la vostra perché io qua ho detto la mia. Ah, Ronaldo, che triste vicenda, Ronaldo. Ok, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.